Nato come prodotto di nicchia, Assetto Corsa è diventato uno dei titoli più apprezzati dagli appassionati delle quattro ruote. Il nuovo Assetto Corsa Competizione non è un seguito diretto, ma una sorta di spin-off interamente dedicato alla Black Pain GT Series, il campionato della Federazione Internazionale dell'Automobile. I cambiamenti più evidenti rispetto al passato riguardano i contenuti, legati in maniera fedele alle vetture del campionato GT3. La scelta limita sicuramente la varietà di macchine disponibili, ma apre le porte a una riproduzione ancora più attenta dei dettagli, inarrivabile per qualunque rivale attualmente sul mercato. Lo stesso identico ragionamento si può estendere anche ai tracciati, limitati nel numero delle varianti, ma ormai davvero a un passo dal fotorealismo. Assetto Corsa era adatto ad ogni tipo di pilota, qualunque fosse la sua classe preferita, e questo nuovo capitolo potrebbe scontentare chi non è interessato al campionato di riferimento. Anche le piste attualmente disponibili sono soltanto le 10 ufficiali della stagione 2018 della GT3. Per fortuna, l'arrivo di un contenuto gratuito aggiungerà tutti gli update legati alla stagione 2019, dal roster delle auto ai piloti. Restando nell'ambito dell'offerta di Assetto Corsa Competizione, anche le modalità non sono poi così esaltanti. Sebbene non manchi nessuno dei pilastri del genere, tra cui il classico Hot Lap, le prove libere e il campionato, la delusione più amara riguarda la carriera. Dopo un'introduzione molto azzeccata, che vede la partecipazione del pilota Mirko Bortolotti, si può constatare che le differenze tra questa modalità e il semplice campionato sono davvero minime. Una volta superato il lungo tutorial, l'unica variazione è rappresentata dalla possibilità di correre con il nostro nome anziché utilizzare quello di un pilota reale. Un'altra questione assai spinosa è quella che riguarda il sistema di gestione delle gare online, aspramente criticato in fase pre-lancio. A causa di un equivoco legato alla comunicazione del team durante l'Early Access, gli utenti hanno avuto la convinzione che la versione finale avrebbe goduto di campionati ufficiali ed eventi giornalieri. In Assetto Corsa Competizione non c'è nulla di tutto questo e le corse in multiplayer, seppur stabili sotto il profilo tecnico, non offrono nessuna variante al gioco offline. Benché il nuovo titolo di Kunos sia leggermente meno elaborato rispetto ad iRacing, presenta un meccanismo di valutazione del pilota piuttosto stratificato, particolarmente attento a penalizzare i giocatori più scorretti. L'unica pecca del sistema attualmente in funzione è la mancanza di sintesi, che rende più difficoltosa l'identificazione immediata del valore di ogni singolo pilota, al contrario di iRacing, dove viene indicata chiaramente la correttezza e la velocità di ogni utente. Assetto Corsa Competizione può essere giocato anche con il pad, ma noi vi consigliamo spassionatamente di non farlo. Quella messa in piedi da Kunos è una simulazione totale, che richiede quasi obbligatoriamente l'utilizzo di un volante per essere apprezzata a dovere. Dai nostri test con il controller Xbox One, il risultato non è stato incoraggiante. In media, lo scarto tra un giro col pad e uno col volante si attesta intorno ai 2 secondi abbondanti, senza contare ovviamente l'impoverimento generale dell'esperienza di guida che ne consegue. Il feeling generale è infatti uno degli aspetti migliori della produzione. Abbiamo soprattutto apprezzato le sensazioni restituite dalla macchina in fase di frenata, mentre pare esserci qualcosa da limare per quanto riguarda l'interazione delle vetture con i cordoli esterni, che tendono a rallentare un po' troppo la velocità. Il peso delle auto si sente molto durante la corsa, soprattutto quando si ha a che fare con esemplari massicci come le Bentley o le Lamborghini, e questo rende l'impresa di tenerle in pista ancora più complessa e degna di nota. Permane qualche lievissimo problema in fase di percorrenza, con le auto che in qualche occasione sembrano quasi staccarsi da terra, ma stiamo davvero parlando di inezie risolvibili attraverso uno sguardo un po' più approfondito alle opzioni del force feedback. Complessivamente, le evoluzioni rispetto al progetto precedente sono davvero abissali e sebbene risulti lontano dall'essere perfetto, Assetto Corsa Competizione rappresenta ad oggi uno dei simulatori più carismatici sul mercato. Pressoché ineccepibile il dettaglio grafico e il grado di fedeltà raggiunto, capace di far impallidire qualsiasi altro titolo del genere. Forti della potenza dell'Unreal Engine 4, i ragazzi di Kunos hanno ricreato in modo impeccabile ogni singolo modello poligonale, livrea e abitacolo. Proprio in questi si denota una cura per i particolari più unica che rara. Davvero magnifico, poi, l'effetto derivante dal meteo dinamico e dallo scorrere del tempo, indispensabile per un racing che si pone come obiettivo quello di riprodurre anche alcune gare endurance. Degna di nota anche la simulazione dell'aquaplaning e l'interazione tra la macchina e le numerose pozzanghere che si depositano sul tracciato.
La stessa perizia è stata riservata ai rombi del motore e al comparto sonoro in generale, che si attesta ai massimi livelli sia quando si usano le telecamere interne sia quando si opta per quelle esterne. Un ottimo lavoro è stato svolto nell'intelligenza artificiale, quasi sempre all'altezza della situazione. L'unico neo dei nostri rivali virtuali è la loro tendenza a cambiare saltuariamente traiettoria in fase di frenata, una pratica profondamente irrispettosa delle linee guida generali di ogni competizione motoristica. Assetto Corsa Competizione si è rivelato un titolo molto più controverso di quanto ci saremmo aspettati. Il feeling di guida lo rende unico nel suo genere, ma appare ancora troppo acerbo in certi elementi per sbaragliare la concorrenza. Il prodotto di Kunos Simulazioni è palesemente dedicato ai grandi appassionati di corse, meglio se muniti di una postazione di guida ben assortita per apprezzare adeguatamente i dettagli del force feedback. Peccato, dunque, per la mancanza di un sistema di competizioni online degno di questo nome, che avrebbe sicuramente fatto la felicità della fanbase. Per quanto riguarda i contenuti, sono disponibili auto e circuiti di ottima fattura, anche se estremamente settoriali. Se non vi piacciono le GT3 e il campionato Black Pain GT Series, difficilmente verrete rapiti dal racing di Kunos. Purtroppo, l'impossibilità di avere contenuti generati dagli utenti con le loro mod potrebbe pesare sulla tenuta del gioco nel tempo. Tutto ciò, però, non deve intaccare il giudizio su un titolo che raggiunge il suo obiettivo principale, rappresentare ultimamente il Black Pain GT Series.